Bene, Far Cry 3, giocone, gran bel giocone, dopo quella delusione di Far Cry 2, la Ubisoft si è un po' ripresa e ha pubblicato un seguito decente, ma anzi più decente, veramente divertente, vario. Che unisce una grafica veramente carina, forse non dettagliata magari a livelli di Battlefield 3, ma molto 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 valida. Ha un gameplay decisamente più vario rispetto al Jason. Un ottimo lavoro. Adesso parlami dei tuoi amici. La radio ha detto che Vass sta registrando i video alla BP. BP? BP. Baia pirata, ma noi la chiamiamo Baia del Sole, una delle loro prigioni. Ok. Ricordati, Jason, la forza che ricevi dalla via porta alla vittoria. Bene, una cosa molto particolare qua delle tre è la presenza di maggior vita, una fauna che interagisce col mondo, animali che seguono la catena alimentare o che si possono sfruttare per attaccare i nemici, che possono essere usati, tra virgolette, scuoiati per costruire oggetti, perché è stata introdotta la possibilità di crafting per aumentare lo spazio nello zaino, costruirsi dei porta medicinali, porta bombe e tutte, un portafoglio più grande tra virgolette. Questa roba qua si fa con varie erbe, varie pelli che becchiamo in giro. La mappa è veramente veramente grande e come vedete qua è divisa a settori che vanno sbloccati, già non sbloccati, più che altro vanno scoperti, nel senso che noi ci possiamo andare ma la mappa non viene visualizzata, andando sulle varie torri radio e disattivandole o attivando, bene, non ho capito cosa si fa, ma praticamente dobbiamo levare al nemico per prendercele noi. Ora qua non sono tanto avanti nella trama, sono giusto ai primi minuti, quindi non spoilerò niente di particolare. Adesso proviamo ad andare avanti, poi ci prendiamo il nostro deltaplano e ce ne vogliamo via. Il gioco può essere affrontato in vari modi, nel senso che abbiamo un albero dei talenti che sblocchiamo man mano che expiamo e saliamo di livello. Possiamo sviluppare in tre rami: stealth, attacco e attacco a distanza. Ovviamente quello dell'attacco, che sarebbe lo squalo, predilige la maggiore vita e un attacco frontale, quindi maggiore potenza da fuoco. Attacco a distanza migliora da attacchi con fucili da cecchino e eccetera. Poi c'è una base. Oh cazzo, qua mi sono lanciato un po' troppo in alto. Ok. Io invece, infatti, mi sto sviluppando nell'attacco a distanza e nell'attacco furtivo, perché secondo me il gioco rende molto di più, avere un po' di tattica eccetera. Adesso qua mettiamo, scottiamo, come si dice in gergo, i nemici. L'icona rappresenta una tipologia, come vedete, di nemico, dal cecchino all'unità semplice a chi fa veramente male. Abbiamo anche un indicatore di quanto risultiamo visibili al nemico, che compare in alto a quello lassù, che compare e si aumenta, cioè se copre tutto con la specie di spicchio ci beccano. Cazzo, ci sta per beccare, tiriamoci nell'erba così, ok. Ah, intanto vi faccio vedere il sistema di crafting. Adesso qua abbiamo finito i kit medici e ce ne creiamo un paio, che è il massimo che posso portare. Come vediamo, per esempio lo zaino, io ho fatto già quello medio, per fare quello grande mi servono pelle di dingo, che non ho idea di che animale sia. E poi eccetera, possiamo portare varie borsette, frecce, menate varie. Qua sono alcune novità, cioè punteggi che sblocco e cose eccetera. No, io direi di andare ad attaccare. Ah, distraiamo intanto questo, magari con un sasso. Bene.
rispetto al 2, ogni avamposto che recuperiamo non verrà più rimpiazzato dai soldati, anche se ci saranno intanto delle ronde, ma rare, non come il 2 che diventava una cosa frustrante, che arriveranno per aiutare i nemici in difficoltà o comunque solamente per girare e romperci le balle, ma niente rispetto al 2 che era veramente una cosa insostenibile. Birra ghiacciata. Sì, mi ci vorrebbe proprio. Cos'è stato? Merda. Sentito. Ovviamente ci sono un sacco di missioni secondarie e un sacco di missioni relative alla trama. Ah! Ho preso, cazzata. Sono ferito! Aia! Dove sei finito? Va bene! Cazzo, il frame rate con questa grafica 1920x1200 si mantiene sui 40 frame per secondo, ovviamente. Adesso che sto registrando la... e i frame per secondo diminuiscono, adesso sono a 30 ma arrivano a calare anche fino a 20. Ok, sono senza colpo di pistola. Giuro che ti sporto. Il doppiaggio italiano, carino, non a livelli di quello inglese ma accettabile, soprattutto se paragonato ad altri doppiaggi che veramente sono orripilanti, veramente inascoltabili. Divertente anche ascoltare i discorsi che fanno. L'intelligenza artificiale è abbastanza sviluppata. Non è eccelsa, ma sfrutta il mondo. Ancora un obiettivo sbloccato. E qua ho conquistato questa zona qua. Adesso è diventata mia dei cosiddetti ribelli. Come dicevo, l'IA è sviluppata abbastanza bene, nel senso che i vari nemici si aiutano tra di loro. Si nascondono, seguono le tracce, scoprono i miei... Sono sì. Nato per farlo. Ok, qui c'è anche il negozietto, posso comprarmi la roba. Prendiamo quel un po' di ammo. Ok. Ho scoperto la foto di un nano, non serve. Bello, lo sarà di nuovo. Ok, vediamo se siamo... tutto, direi di sì. Perfetto. Qua mezzi non ce ne abbiamo, però anche qua sono pieno di mezzi, dai quad alle jeep, alle macchine, ai motoscafi. Eccolo qua, motoscafi. Io non ci arrenderemo senza combattere. Puoi occuparti degli incarichi sulla bacheca. Ah, possiamo prendere quelle missioni, tipo lì, da assassinare nemici, a consegnare medicinali, eccetera, eccetera. O dover uccidere un tot di animali o nemici con una determinata arma. Adesso qua sto andando al punto della missione primaria, quello giallo. Pronto? Dottor Ernest? Ciao, sono Daisy. Ho preso in prestito il telefono del dottore. Come va la ricerca? Faccio progressi. Tu come stai? Bene. Il dottore mi ha mandato in una grotta sotto la casa. È più sicuro, visto che i pirati fanno sempre le spese da lui. Ma senti, ho trovato una cosa. Devi assolutamente vederla. Ok, ci vediamo dopo. Magari anche con i nostri amici. Ok, ciao. Vabbè, come avete visto dai vari trailer durante che sono stati mostrati e vari eventi eccetera, noi siamo sentiti a festeggiare in quest'isola, veniamo rapiti da questi pirati comandati da Vaz, un pazzo schizzato, riusciamo a liberarci, dobbiamo andare a salvare i nostri amici. Al momento ne ho salvato solamente uno. Perché
praticamente in quest'isola c'è una guerriglia tra sti tizi comandati da ancora non si sa chi, perché ancora non l'ho scoperto, cazzo. Non ne posso più. E questa specie di ribelli comandati dal tizio che ci salva all'inizio del gioco. Che posto di merda. Come dicevo, giocarselo in deserto secondo me è decisamente più interessante e divertente. Perché andare alla Rambo 1 è difficile, perché secondo me si dura ben poco. E 2 perde, cioè non vai a sfruttare le possibilità offerte dal gioco, cioè dal gameplay. Ed è un vero peccato. Allora, su c'è una torre dove poi devo andare per sbloccare quest'area. Se invece sfruttiamo la grandezza della mappa, il potersi nascondere tra l'erba e gli animali, eccetera, il gioco è più soddisfacente, decisamente. Merda, quella zoccola ti ha attaccato lo scudo. Poi è bello sentire i discorsi delle disavventure dei vari soldati con le donne con cui vanno, che prendono ogni tipo di malattia. Dal tizio a cui gli brucia l'uccello, porca troia! Che li brucia l'uccello, al tizio che prende le malattie, eccetera, eccetera, eccetera. Anche qua potete trasportare i nemici via, è un'abilità che ho dovuto sbloccare io, altrimenti poi rimangono dove vi si accoppa. Allora, almeno qua rimane nascosto. Io ho le palle piene di questi ribelli. Leggermente stupidi, ma questo è dovuto a, al gameplay, perché se fossero troppo furbi sarebbe giocato. Giustamente. Soldi, un sacco di soldi.
chiuderò qua dentro. Ah, vediamo, vado ad accoppare il secondino e prendo il cittadino di chiave. Ecco, una cosa che non mi piace è il fatto che non si possa salvare dove si vuole, ma a checkpoint. Quindi prima mi sarei salvato qua e invece no. Qui facciamo una cappellata e crepiamo, ci tocca ricominciare quel pezzo di missione. È una cosa fastidiosa visto che non siamo su console. Che ma... cazzo è questo odore? Porca troia. Birra ghiacciata. Sentito male, cazzarola! Vediamo che succede. E chi è che c'è? Vediamoci. Uccidetelo! Proteggete il capo! Non fatelo entrare nella grotta! È successo all'allarme! Sono la madre! Sei spacciato! Del gioco è appunto l'uso del fuoco, bello bello per creare tattiche diversive o per spaventare gli animali e farli incazzare a bestia. Ok, direi che abbiamo liberato tutto. E la madonna che danno che ho fatto. Dove li stanno girando i video per i riscatti? Sta andando alla prigione! Ecco una cagata che non capisco perché una foglia mi occupa un intero pezzo di metà. Cazzo, è una foglia, un punto di dolore. Proviamoci.
una della granate. Continuiamo a giocare alla scondia. L'ho trovato. Ti rompo il culo. Merda. Colpito. Adesso si prende. Lisa, Cristo. Arrivo, Lisa! Che culo. Video, non è qui. No, no, ti prego, no, devi dire mamma, papà, mamma, papà, ti amo, voglio andare a casa. Molto bene, adesso dillo di nuovo. No. Più emozione, tesoro. Dai, ce la puoi fare. No. Vas, no. Brody è nella sala radio della Medusa, lo stronzo. Sta giocando al regista adesso, ok? Devi andartene, quei succhi a cazzi hanno parlato di te. Basta! Basta parolacce, ok? Siamo al cospetto di un'attrice qui. Fanculo! Fanculo? Vedi cosa hai fatto? Gli hai izzato contro l'attrice. Ora levati! Cazzo, sparisci! Vinceremo l'Oscar con questo, ok? Lacrime così brava. Bah. Vas! Dove sei? Ti portiamo da lui. Sole, me l'ha coppata a me. Ma vaffanculo. Chi ti ha tatuato? Eh? Ti ho fatto una domanda, chi è stato? Eh? È stata Sifa? È stata mia sorella? Eh? Ti credi uno di noi? Pensi di essere come me? Eh? Al bamboccio americano la giungla glielo fa venire duro. Ficcherò un proiettile dritto nella testa di mia sorella. Come con tuo fratello Grant. Sei arrabbiato, Jason. Tu sei furioso. Ok, lo capisco. Sì, sì. Senza famiglia, che cosa cazzo siamo? Un tempo avrei fatto di tutto per mia sorella. La prima volta che ho ucciso è stato per lei. Ma non era abbastanza per lei. No, 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 dai! Lo sai qual è il problema degli affetti, vero? I cazzotissimi affetti! Arrivano e te lo tirano nel culo ogni volta! E allora mi dicono Vas, Vas! A chi cazzo tocca adesso? A loro o a noi? Noi! A loro! Come? Ecco, come? Come se fossi sempre costretto a una cazzo di scelta. Comunque questo accendino fa davvero schifo. Lo sai, ti rovino la poesia. È un vero peccato che Sitra ti abbia tatuato. Perché ora per ucciderti bisogna cancellarti. Va tutto bene. Non piangere. È ok. Jason, te lo giuro su Dio. È davvero bello che tu sia pronto a morire per la tua amata. No!
sto bordello. Lisa, arrivo! Ok, ora. Ah, ovviamente è stato un coglione di avermi lasciato tutte le armi. Cattina pittori sono. Dove sei? Sto arrivando! Oh no, qui viene giù tutto! Devo sparare ai tubi! Ci sono fiamme ovunque! Grazie per avermelo detto, non me ne ero accorto. Ma c'è anche il tempo, pure. Lisa, vedo la porta! Sto arrivando! Io devi essere caduto come un coglione. Il vaffanculo. Per far di fretta. Donne, non so guidare. Oddio. Lo so, grazie. Ma siamo fuori strada. Chi lo dice? La polizia? Perché lo hai spento? No, è morto. Tira la chiave. Premi il pedale. Non... cosa vorrebbe dire? Lisa!
lanciagranate. A zig zag! A zig zag! Cosa? Merda! Ciao! No! Tu sei morto! Vai, li seminiamo! Devo vomitare! Più veloce! Sì, cazzo! Quelle merde non hanno fatto in tempo a dire va! Va cosa? Ah, ce l'abbiamo fatta! Rischiare di morire o di essere venduti come schiavi ti diverte? Ehi, Lisa, calmati. Questo è un incubo. Ok, senti, ce la faremo. Sai dove hanno portato gli altri? Hanno portato Oliver in un posto chiamato il bunker, ma non so di chi è Daisy. E Riley? Di Riley e Grant non so nulla. Grant è morto. Oh, Jason, mi dispiace. Ma ho trovato Daisy. Troverò gli altri. Lei dov'è? In un posto sicuro. Ok. Boh, comunque avete visto com'è il gioco, è inutile spoilerare altro. A caso mi ha detto che è in una grotta sotto la casa. Ok. Gran bel gioco, compratevelo.